Mazzara, 11 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone, la madre cerca ancora giustizia. Campobello, sdraio e ombrelloni abusivi in spiaggia, scatta il blitz della Capitaneria di Porto. E i licei a CGIL incontri, dibattito sul lavoro con la segretaria Susanna Camusso. Castelvetrano, finanziato dalla Regione, l'intervento di recupero del plesso Dante Alighieri. Calcio, riprendono oggi gli allenamenti del Mazzara, nuova società in dirittura d'arrivo. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. 11 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone, Piera Maggio, mamma della bambina, ha diffuso oggi una lettera il servizio. Come ogni anno dal 2004, il 1° settembre è un triste anniversario con il quale si ricorda una delle pagine più brutte riguardanti Mazzara del Vallo. Come ogni anno, da 11 anni, si ricorda la piccola Denise Pipitone, strappata via dall'affetto della propria famiglia da mani ignote e senza pietà. Come ogni anno arriva, puntuale, il dolore di una madre, la signora Piera Maggio, che da quella mattina maledetta cerca senza sosta la verità su dove sia finita sua figlia e su chi l'abbia rapita. 11 anni di speranze e disillusioni senza che di Denise si sia trovata traccia concreta. Anche oggi, come negli anni passati, Piera Maggio ha affidato a una lettera le emozioni e sentimenti di una madre afflitta mai paga. Il 1° settembre 2004 la nostra vita è cambiata, segnata per sempre, ha scritto la madre di Denise in un post pubblicato su Facebook. La facilità dell'abominevole azione dei vigliacchi ha avuto il sopravvento nei confronti di una bambina indifesa, ha aggiunto la signora Maggio. Con il passare del tempo, si legge sempre nel post, la burocrazia ha trasformato il nostro dolore in azioni meccaniche prive di ogni sentimento, quasi a dimenticare che dietro questo dramma esiste la nostra sofferenza. Parole di una madre ferita giornalmente da un'apparente normalità giudiziaria e da un finto perbenismo, come scrive la stessa Piera Maggio. Per oggi non sono state annunciate iniziative particolari per tenere vivo il ricordo di Denise. Resta soltanto l'ennesimo sfogo della madre, mentre la città sembra aver dimenticato il bel volto della bambina, oggi divenuta una ragazzina di quasi 15 anni. Sul fronte giudiziario intanto è attesa per il 2 ottobre la sentenza del processo d'appello in corso a Palermo. La Corte dovrà decidere sulla colpevolezza o meno di Jessica Pulizzi, sorella per parte di padre di Denise. La giovane, già assolta in primo grado, rischia 15 anni di carcere per il reato di concorso in sequestro di minorenne. La città di Mazzara del Vallo, in occasione del 14° compleanno della piccola, ha voluto lanciare un messaggio di speranza dedicato principalmente a Denise, ma nel contempo a tutti i bambini scomparsi nel mondo. D'intesa con i genitori della piccola, ha dichiarato il sindaco Cristaldi, abbiamo deciso di realizzare una stela che abbiamo collocato nella piazza Macello dinanzi al plesso scolastico che Denise frequentava e avrebbe continuato a frequentare se non fosse è stata strappata dall'affetto dei suoi cari. Alla vigilia dell'inizio di un nuovo anno scolastico, nel giorno tristemente noto per la sparizione della piccola, vogliamo continuare ad alimentare la speranza. Mazzara è vicina a Denise e alla sua famiglia. La Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo ha sequestrato sdraio e ombrelloni in località Pozzitello a Torretta Granitola. I particolari nel servizio. Dopo San Vito lo Capo, anche a Campobello di Mazzara, la Capitaneria di Porto ha proceduto al sequestro di alcuni ombrelloni e sdraio piazzati irregolarmente in spiaggia. Il blitz è scattato lo scorso fine settimana in località Pozzitello, a Torretta Granitola, nei confronti di una struttura ricettiva. Secondo il comando di Mazzara del Vallo, i responsabili del circolo avrebbero occupato abusivamente parte della spiaggia libera, motivo per il quale il materiale in questione è stato prontamente rimosso, così come disposto peraltro dalla Procura di Marsala. Sempre lo scorso weekend, sempre a Pozzitello, inoltre, è stato necessario l'intervento di un mezzo nautico della Guardia Costiera per prestare soccorso a 3 persone, di cui 2 bambini finiti in mare dopo il rovesciamento dell'unità da diporto a bordo della quale si trovavano. Per fortuna non si è registrata alcuna conseguenza fisica per i diportisti, ma soltanto un po' di paura. Nel corso dei controlli eseguiti domenica e sabato scorsi, infine, la Capitaneria ha anche multato varie unità da diporto sorprese a navigare sotto costa nella fascia riservata alla balneazione.
Il presidente Vito Gancitano, a nome proprio di tutto il Consiglio Comunale di Mazara, ha espresso compiacimento ai militari della locale Capitaneria di Porto, guidati dal nuovo comandante Giuseppe Giovetti, per il salvataggio di 3 persone avvenuto in mare aperto nei giorni scorsi. Il nuovo corso della Capitaneria di Porto, ha dichiarato Gancitano, è incentrato su una più proficua collaborazione istituzionale. Ciò certamente giova per la risoluzione delle varie problematiche che attanagliano il porto di Mazara del Vallo. E ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Lavori di manutenzione straordinaria in vista al plesso scolastico Dante Alighieri di Castelvetrano. La Regione ha infatti finanziato l'intervento predisposto dal Comune. I fondi a disposizione ammontano a 800.000 euro. Gli uffici, si legge in una nota del Comune, stanno già predisponendo i bandi per affidare i lavori che dovrebbero partire entro la fine di ottobre. Previsto tra le altre cose il rifacimento delle coperture, la sostituzione degli infissi esterni e l'adeguamento della scuola alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità. La prossima settimana a Mazara del Vallo inizieranno i lavori nelle vie Albert Einstein, lo rende noto il vice sindaco Silvano Bonanno. I lavori saranno effettuati dalla ditta GESAF SRL di Mazara, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 42,89% su importo a base d'asta di 39.000 euro circa. I lavori prevedono la realizzazione del manto stradale. Si è chiusa ieri CGL Incontri, consueta iniziativa annuale giunta alla 5ª edizione che il sindacato ha tenuto a Erice. Nel pomeriggio si è registrato l'intervento della segretaria generale del sindacato Susanna Camusso nell'ambito del dibattito sul tema «Il lavoro unisce il Paese». Domenica pomeriggio invece si è svolto l'incontro sul tema la Sicilia e il Mediterraneo, l'isola tra solidarietà, coesione, welfare per un mare di pace, cooperazione e di sviluppo. All'iniziativa ha preso parte tra gli altri il vescovo della diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mogavero. Ma ascoltiamo adesso alcune interviste realizzate a margine dell'incontro di ieri. L'obiettivo della Sicilia è stato sempre quello di creare opportunità di lavoro, quindi investimenti, cosa che invece il governo non ha fatto, ha solamente elargito un po' di risorse alle imprese perché le imprese creassero lavoro. Le imprese il lavoro non lo stanno creando perché non puntano sull'innovazione, sulla ricerca e su nuove opportunità di lavoro. Nei momenti di crisi come questo è necessario utilizzare la teoria keynesiana, che è quella, come dire, che lo Stato deve intervenire massicciamente con soldi pubblici rispetto al creare occupazione e sviluppo. Il lavoro non c'è, il lavoro non si trova, il lavoro si continua a perdere. Siamo di fronte, diciamo, ad uno scenario complicato che anche il Job Act, diciamo, non ha in un qualche modo raddrizzato. E quindi anche da Erice noi lanciamo il nostro grido d'allarme: serve una politica diversa, una politica capace di attenzionare soprattutto le leve dello sviluppo attraverso gli investimenti. Esiste un grandissimo divario tra il nord e il sud di questo paese ed esiste soprattutto la tristezza del fatto che non ci siano politiche di investimento e politiche che provino a chiudere questa forbice che, se continua ad esserci, in realtà determina che tutto il paese non ce la fa, anche perché si continua a parlare di crescita, ma mi pare che continuiamo a essere allo zero virgola, non a un fenomeno di effettiva ripresa, in particolare se parliamo di occupazione e di occupazione giovanile. E credo che il problema sia smetterla con la ricetta di tutti questi anni, che ha continuato a essere una ricetta di tagli e quindi una ricetta in realtà depressiva per il paese, e provare invece a utilizzare tutte le risorse che ci sono per fare effettivamente investimenti, a partire da un utilizzo serio e non spezzettato dei fondi strutturali e soprattutto scegliendo che il paese ha bisogno di investimenti che determinano occupazione. Avviata a Marsala la potatura degli alberi, lo ha reso noto il comune lilibetano. I lavori vengono effettuati da una squadra comunale composta da 13 giardinieri. Gli operai hanno effettuato la potatura degli alberi ubicati in via Cattaneo, nei pressi del Tribunale. Da domani invece si sposteranno in via Mario Nuccio. Successivamente la potatura interesserà via dello Sbarco, Corso Gramsci e via Pascasino. Successivamente i lavori di potatura interesseranno le altre zone della città, a iniziare
dalle scuole, dagli incroci. Ripristinata oggi la piena funzionalità dei servizi demografici della sede centrale di Palazzo San Francesco di Paola a Trapani, ieri compromessa a seguito di un guasto ai server. Le problematiche tecniche permangono ancora per gli uffici siti presso la delegazione Borgo Madonna, che rimangono chiusi, fa sapere il comune trapanese. Continua a essere aperto anche per il mese di settembre il castello di Punta Troia Marettimo, dove hanno sede anche il Museo delle Carceri e l'Osservatorio Foca Monaca. Lo rende noto l'amministrazione gadina. Fino al 15 settembre, infatti, la struttura potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 grazie alla presenza delle guide del Comune e di una collaboratrice nell'area marina protetta. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha celebrato ieri il suo primo matrimonio civile. Si tratta di Maria Patrizia Giacalone e Giuseppe Lombardo. Al termine della cerimonia il sindaco ha donato ai novelli sposi una pergamena a ricordo del lieto avvenimento. Siamo allo sport e calcio, riprendono oggi gli allenamenti del Mazzara ed intanto si aspettano notizie dalla società canarina. Il servizio. Oggi dovrebbero arrivare schiarite importanti sul presente e sul futuro del Mazzara Calcio. Dopo la rottura delle trattative tra la dirigenza canarina e il gruppo, che fa riferimento all'imprenditore palermitano Elio Abbagnato, e il conseguente ritorno in casa gialloblu di Enzo Domingo, questo pomeriggio i giocatori si ritroveranno allo stadio Nino Vaccara per la ripresa degli allenamenti in vista del return match di Coppa Italia contro il Paceco in programma domenica prossima. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e per capire fino in fondo se le certezze sull'assetto societario sono ancora certezze, se invece la svolta registrata nel weekend, l'ennesima di questa calda estate, si sia già dissolta. Certo, comunicazione ufficiale dal Mazzara non è pervenuta. Dalla dirigenza canarina però fino a ieri è filtrata la notizia dello stop alle trattative con Abbagnato e soci e l'acquisizione della società da parte di una cordata di imprenditori facenti riferimento a Domingo. Quest'ultimo, ci hanno riferito autorevoli fonti del Mazzara, si appresterebbe a diventare il nuovo presidente dei canarini con mister Nicola Terranova, che dovrebbe restare sulla panchina del gialloblu. Il condizionale è d'obbligo. Le notizie, anche se non ufficiali, però allo stato attuale sono queste. Se nel frattempo ci sono stati nuovi ribaltoni non è dato sapere, le bocche sono cucite. Ecco perché l'allenamento in programma questo pomeriggio sarà l'occasione per cercare di trovare il bandolo di un'intricatissima matassa in salsa canarina. Ci sono altre notizie, il TG Vallo termina qui. Grazie per averci seguito, arrivederci.